Ci siamo riscaldati sì, vedendo un attimino come effettivamente ci sia una effettiva validità nell'utilizzo del pendolo e della percezione delle energie. Quello che proveremo a fare adesso, invece, ti ricordi che prima ti parlavo di un pendolino particolare, un pendolino che utilizzava quello che in gergo viene chiamato il testimone, ovvero un piccolo spazio all'interno. Prima di farlo, tuttavia, vorrei chiederti di pensare ad una persona particolarmente importante per te, qualcuno che tieni nel cuore, che non deve essere per forza il fidanzato, può essere qualsiasi persona che per te ha contato qualcosa. Ti chiedo di scrivere il suo nome, ok? Dopodiché, seguendo le forme, mi vai a piegare il fogliettino e vedremo che cosa accadrà. Prego. Hai già fatto? Sì. Fantastico. Grazie. Ora, quello che tenteremo di fare è utilizzare il cosiddetto testimone per vedere se effettivamente ci possono essere dei riscontri. Posso chiederti di tenere in mano il pendolino? Tienilo tra le due mani e concentrati intensamente sul nome. Vorrei che provassi a rivivere anche degli episodi con questa persona. Ce la fai? Sì, sì, sì. Lascia che questi episodi fluiscano andiamo avanti. Ci siamo? Sì. Dammi pure. Grazie. Qui sopra, come vedi, c'è una piccola scatoletta. È una scatoletta che raffigura una Ouija. Mai sentito parlare? Sì. La Ouija, che è stata utilizzata per moltissimo tempo per contatti di tipo spiritico. Io vorrei provare, canalizzando le energie, a vedere se il mio spirito guida mi dà delle indicazioni di un certo tipo. Pensa continuamente alla tua persona, Elisa, perché sono... Io non so se si vede in telecamera o lo vedi anche te, ma io sto andando avanti e il pendolino mi sta spingendo in questa direzione. Io lo sento molto prepotentemente. Io sento delle risate, sento... Tu con questa persona ci hai passato parecchio tempo nella tua vita. Sì, sì. Ok. Sono abbastanza sicuro. Tu con questa persona ci hai passato molto tempo, sento molte risate. È più piccola di te. Sì. Perché sento il suono del mare? Ha senso? Sì, sì. Io sento qualcosa in questa zona. Non capisco se è una P, una... Proviamo. Dammi la tua mano. Capelli lunghi, scuri. Sì. Più basso. Sì. E qua però o è una R o è una S. Facciamo così, R, S, sono vicini su. Questi capelli neri, fluenti, gli occhiali. Sì. Occhi scuri. Sì. Tonalità di voce un po'... acuzzi. E lei ti ha confidato qualcosa che conoscete solamente te e lei. Sì. È qualcosa di molto intimo. Giorgio. Sì. È lei.